Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, disponiamo il nostro spirito al pentimento, perché il Signore nella sua infinita misericordia ci doni di partecipare a questa celebrazione con l'abito nuziale della sua grazia. Tu che rimproveri e correggi quelli che ami, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che hai esteso a tutte le genti la benedizione data ad Abramo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che ci inviti alla mensa del tuo regno, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria. Ripetiamo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Abbi misericordia, o Dio, dei tuoi servi ed effondi su noi la varietà dei tuoi doni. Tieni viva e ardente nel nostro cuore la fiamma della fede, della speranza e della carità, perché ci sia dato di perseverare con vigile impegno nell'osservanza della tua legge. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia.
In quei giorni Isaia disse: «Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte». Parola di Dio. Prezioso è il tuo amore, Signore onnipotente. Ripetiamo. Prezioso è il tuo amore, Signore onnipotente. Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi. La tua giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come l'abisso profondo. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Prezioso è il tuo amore, Signore onnipotente. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa, tu li disseti al torrente delle tue delizie. Prezioso è il tuo amore, Signore onnipotente. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, la tua giustizia sui retti di cuore. Prezioso è il tuo amore, Signore onnipotente. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, Abramo credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere accreditato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Parola di Dio. Andiamo, grazie a Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ripetiamo. Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile ad un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati, già uccisi, e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi, preso i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Parola del Signore. Come può essere una buona notizia, Vangelo significa buona notizia, la parabola che abbiamo ascoltato? Diciamolo onestamente, qualche perplessità ce la suscita. E allora cerchiamo di capire invece perché è Vangelo anche questa parola di Dio. E lo facciamo seguendo ovviamente le tre letture che la liturgia ci propone. La parola di Dio ci ricorda che il Signore chiama tutti i popoli alla salvezza, ma purtroppo non tutti accolgono il suo invito. Il profeta Isaia descrive la salvezza con un gesto emblematico e di grande affabilità.
il Signore preparerà un banchetto per tutti i popoli. E offrire un banchetto, anche oggi per certi aspetti, ma soprattutto allora, era segno di grande amicizia. L'ospitalità rendeva sacro il legame. La salvezza viene poi descritta come vittoria definitiva sulla morte, per un banchetto senza fine, dove regna lode, esultanza nei confronti di quel Dio nel quale si è sperato. Bellissima l'espressione del profeta: questi è il Signore nel quale abbiamo sperato. Vale la pena di sottolineare che il testo apre ad una lettura universale. Dio è Dio di tutti i popoli e non solo di Israele o di noi cristiani. Dio asciugherà le lacrime di ogni uomo che nasce sulla terra. Siamo di fronte ad un chiaro messaggio di stampo universalistico, per dirla con le parole di un'enciclica di Papa Francesco: Dio ci considera tutti fratelli, tutti figli suoi. Tutti saranno salvati se lo vogliono. Tutti saranno amati, anche se non lo vogliono. A tutti Dio asciugherà le lacrime. Questo deve essere il motivo della nostra esultanza e della nostra gioia. Non muri, niente nazionalismi, ma grande rispetto per tutti coloro che sono amati e rispettati da Dio. Talvolta crediamo di salvare la nostra fede chiudendoci a riccio su di noi. Al contrario, la nostra fede si conserva vivendola come Dio comanda, non come pretendiamo noi. Certo, guardandoci attorno, sembra che questa promessa sia impossibile. Assomigli ad una favola, sia fuori da ogni realtà. Basta pensare anche alla follia di ieri a Seul. 151 morti schiacciati per una festa pagana. Incredibile, senza contare i feriti e dispersi. L'umanità che sembra aver perso il senso del reale. Umanamente, quindi, se dubitiamo di queste promesse di Dio, avremo tutte le ragioni. Ma nella seconda lettura, San Paolo ci viene incontro, proponendoci l'esempio di Abramo, il quale credette di poter mettere al mondo un figlio anche quando il suo corpo e quello di sua moglie, data l'età avanzatissima, erano da considerarsi ormai più morti che vivi e incapaci di accendere una nuova vita. Dio volle condurre il patriarca con la sua anziana moglie oltre questa frontiera per dimostrare che per lui nulla è impossibile. Dio sa suscitare la vita anche da un corpo umanamente parlando quasi morto. Per questo San Paolo aggiunge: come ha risuscitato Gesù da morte, così Dio risusciterà anche noi. Questa è dunque la nostra speranza. Non è vana e neppure promessa da poco. Anche quando umanamente parlando Dio ci promette qualcosa che ci sembra impossibile, non lo fa per gioco o per prendersi gioco di noi, ma per educarci a credere in Lui come nel Dio dell'impossibile.
Credere significa confidare, affidarsi al Dio dell'impossibile. E contro la nostra poca fede si erge anche la pagina evangelica. Il popolo eletto, il popolo prescelto, avrebbe dovuto per primo e più prontamente rispondere alla chiamata di Dio, al banchetto che esprime l'alleanza, l'amicizia, la comunione con Lui, ma si rifiuta. E il paradosso sta nel fatto che le scuse, le scelte sembrano sensate. Lavorare il campo, curare i propri affari, sono attività lodevoli e nobili. Ma c'è poi anche chi rifiuta in maniere brutali e sbrigative, tali da insultare, perfino da uccidere, gli inviati di Dio. Il Signore però non si arrende, perché se si dovesse arrendere significherebbe che il suo disegno è fallito. E Dio non può fallire. Manda dunque ad invitare tutti quelli che si trovano lungo la strada, ovviamente non impegnati in qualche lavoro dignitoso, ma semplicemente perché non hanno lavoro, non hanno casa, sono poveri, sono gli ultimi. Tra parentesi, questa era la concezione che Israele aveva dei popoli pagani. Gente emarginata, gente insignificante, senza diritti. Costoro invece accettano e riempiono la sala, ossia realizzano il disegno di Dio che con quel banchetto vuole stabilire amicizia, confidenza, comunione con tutti gli uomini. E l'abito nuziale, ovviamente, è segno evidente della nostra disposizione interiore. Indossare quest'abito significa aprirsi anche attraverso la coerenza delle opere, aprirsi all'incontro col Signore, il quale desidera accoglierci alla mensa del suo regno, vuole far festa al Figlio suo che sposa l'umanità. Ma questo messaggio, pieno di fiducia e di gioia, è tuttavia macchiato dalla reazione del Signore nei confronti di coloro che per primi erano stati invitati, ma che avevano rifiutato, perfino insultato e ucciso i servi da Lui inviati, profeti. Potremmo qualificare questa reazione come brutta notizia che rovina la festa. Ma è davvero così? Cosa vuole insegnarci il Signore, Dio misericordioso, che perdona sempre, mentre in questo caso comanda di uccidere quegli uomini e distruggere le loro città? Non è forse eccessivamente severa la sua reazione? No. Gesù intende rivolgersi ad ascoltatori giudei con un linguaggio e con immagini a loro familiari. Nella mentalità giudaica del tempo, chi si escludeva dalla comunione era considerato morto. Era la loro mentalità. E per esprimere la gravità di una colpa si ricorreva alla gravità del castigo, che poi normalmente non accadeva, ma che stava lì come minaccia e come esempio chiaro e concreto che al cuore e alle orecchie degli ascoltatori sapeva esprimere la gravità del loro peccato. In questo caso, rifiutare di far festa al Signore Gesù equivaleva ad essere esclusi dal regno, fuori dal quale
come dicevamo prima, regna la morte. Questo concetto viene ribadito a proposito del convitato che entra nel banchetto senza l'abito nuziale. Sì, perché non c'è solamente chi rifiuta l'invito del Signore, ma c'è anche chi lo accoglie e pretende di entrare nel regno di Dio senza impegnarsi a vivere coerentemente il Vangelo. Questo è il senso del mancato abito. Io ci sto, Signore, voglio entrare nel regno di Dio, ma a modo mio. Questo è forse il caso che può riguardare qualcuno di noi, che veniamo a messa, accogliamo l'invito del Signore di partecipare al banchetto eucaristico, ma talvolta pretendiamo di farlo senza indossare quell'abito virtuoso che ci qualifica come veri discepoli del Signore. Vorremmo sì entrare nel regno dei cieli, ma a modo nostro, come piace a noi, al punto da crearci talvolta uno stile di vita che pretende di dirsi cristiano, ma che praticamente è contraddetto da una cattiva condotta. Tanti sono coloro che riempiono la sala del banchetto offerto dal Signore. Ci fa piacere saperlo. Stiamo però attenti a non essere noi tra coloro che rifiutano o che vengono cacciati perché senza l'abito nuziale. Canterò senza fine la bontà del Signore. Ripetiamo. Canterò senza fine la bontà del Consapevoli dei nostri limiti, imploriamo dal Padre gli aiuti necessari alla nostra debolezza. Diciamo, ascoltaci, Padre buono. Ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa, si manifesti sempre più come una comunità aperta e accogliente, per quanti ti cercano con sincerità. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per tutti i popoli, sappiano camminare insieme nella giustizia e in un'autentica solidarietà. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per quanti non credono o vivono nel dubbio, possono riconoscerti come il termine di ogni attesa umana. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Per ciascuno di noi, confortati dalle tue promesse, possiamo giungere alla gioia del tuo regno. Ti preghiamo. Ascoltaci, Padre buono. Ti supplichiamo, Dio onnipotente e infinito, allontana dalla tua Chiesa ogni ombra di male
e nella tua bontà concedile largamente ogni aiuto che giovi a salvezza. Per Cristo nostro Signore. Con un cenno scambiamoci un augurio di pace. Tuo figlio. Amen. Rinnoviamo tutti assieme con convinzione la nostra professione di fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo. Siede alla destra del Padre, di nuovo verrà in gloria a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione del corpo e la vita del mondo che verrà. Amen. Accogli, o Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta della Tua Chiesa fa scaturire per noi la sorgente inesauribile della Tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e qui in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, ti sei chinato sulle nostre ferite e ci hai guarito, donandoci una medicina più forte delle nostre piaghe, una misericordia più grande della nostra colpa.
così anche il peccato, in virtù del tuo invincibile amore, è servito a elevarci alla vita divina. Con sorprendente larghezza hai infuso nei nostri cuori lo Spirito Santo e ci hai dato di condividere con Cristo l'eterna eredità della tua gloria. In Lui si allietano il cielo e la terra, in Lui gli angeli e i santi proclamano il tuo nome. Al loro canto uniamo la nostra umile voce e ti innalziamo, Padre, l'inno di lode. Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria,
ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. O Signore mio Dio, com'è grande il tuo nome su tutta la terra. Ripetiamo. O Signore mio Dio, com'è grande il tuo nome su tutta la terra. La fratellanza universale la esprimiamo tutte le volte che recitiamo la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Anche quando preghiamo da soli non diciamo mai Padre mio, ma sempre Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione
del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Restate seduti perché ci sono parecchi avvisi. Martedì 1 novembre la solennità di tutti i santi. Le sante messe seguiranno l'orario domenicale partendo dalla messa vigiliare di domani sera alle ore 18. Nel pomeriggio del 1 novembre celebreremo i vespri alle 14.45 per poi recarci singolarmente senza processione al cimitero per la preghiera delle 15.30, preghiera cittadina con tutte le parrocchie di Rho. Mercoledì 2 novembre è il giorno della commemorazione di tutti i fedeli defunti. Seguiremo quel giorno l'orario feriale, sante messe alle ore 7, 9 e 19. In preparazione alla giornata diocesana Caritas e della giornata mondiale dei poveri, che celebreremo domenica prossima, 6 novembre, si terrà qui in santuario una veglia di preghiera e il giubileo dei volontari Caritas, giovedì 3 novembre alle ore 21. Venerdì 4 novembre ricorre la solennità di San Carlo Borromeo, patrono insieme a Sant'Ambrogio della nostra diocesi. Noi che frequentiamo questo luogo abbiamo anche un motivo in più per far festa, ritrovarci a pregare. San Carlo è il fondatore di questo santuario, l'ha voluto lui, e anche il fondatore degli Oblati, al quale noi sacerdoti che qui esercitiamo il ministero partecipiamo. Nel pomeriggio di venerdì l'adorazione eucaristica dalle ore 16 alle 19. Sabato 5 novembre è il primo sabato del mese, alle ore 8.30 il Santo Rosario, partendo dall'ospedale, e la messa cittadina alle ore 9. Infine, domenica prossima, alle 6 novembre, ricorre la festa di Cristo Re. La messa solenne delle ore 11 sarà presieduta dal neocardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como. Vi invitiamo a partecipare a quell'Eucaristia perché il novello cardinale impartirà a tutti i presenti la benedizione papale. Infine ringraziamo gli amici templari cattolici che hanno pregato con noi, hanno celebrato con noi questa Eucaristia. Li ringraziamo di cuore. Preghiamo. La partecipazione a questo convito doni alle nostre ferite, o Dio Onnipotente, la medicina della tua infinita misericordia e ci renda a te graditi in ogni azione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.